Archiviata con sofferenza la relazione con lo storico compagno Chicco Nalli, da cui la Vamp di Uomini e Donne ha avuto ben 3 figli, per Tina Cipollari sembra essere finalmente tornato il sereno. Prima la separazione, poi la scoperta di una nuova donna accanto a Chicco, Mirga Ridola. E ancora il litigioso rapporto con la storica dama Gemma Galgani, avevano reso questo ultimo anno davvero difficile. A quanto pare però, a consolare l'amatissima protagonista del pomeriggio di Canale 5, c'è un nuovo amore lontano dai riflettori. Il fortunato si chiama Vincenzo Ferrara, ed è un ristoratore fiorentino. Secondo rumor la storia va avanti ormai da qualche mese, e a confermarlo è proprio Vincenzo, che, lo scorso 14 maggio, ha pubblicato sul suo profilo Facebook un album teneramente intitolato Io e Tina, in cui è chiaro l'affiatamento tra i due neofidanzati. Finalmente dunque spiegate le numerose trasferte della storica opinionista di Uomini e Donne nel capoluogo toscano, e dunque smentiti i perfidi pettegolezzi su un presunto flirt tra Tina e il gabbiano, Giorgio Manetti, amore tormentato della sua avversaria Gemma. Escluso quindi anche un ritorno di fiamma con l'ex marito che di recente, sul settimanale dedicato a Uomini e Donne, le aveva dedicato parole dolcissime, che avevano fatto ben sperare i fan della coppia. Malgrado la fine del nostro matrimonio, io sento che tu sei stata, sei e sarai sempre la donna più importante della mia vita. Sei colei che mi ha visto ridere e piangere, mi hai visto crescere e nel bene e nel male ci sei sempre stata. Sei una donna che non ha paura di affrontare la vita e sono sicuro che anche questa nuova fase la vivrai con me. Devo ringraziarti per tutto quello che mi hai insegnato. Chi ti conosce, come me, sa tutto quello che sei.